Mettiamo le teste verso il centro. Come tutte le ricapitolazioni si può fare con il tamburo o senza, con una musica che accompagna o semplicemente con la voce. Userò il tamburo. Quindi il battito, il ritmo del tamburo sarà una delle mie guide. Incomincio a sentire il mio corpo pesante, pesare. Sono a casa, rinuncio ad ogni sensazione, emozione, pensiero che incontro per strada, sto semplicemente qui. Sto in contatto con l'andare e venire del respiro. Senza modificarlo, interromperlo, forzarlo in nessun modo, senza nemmeno osservarlo, sto semplicemente in contatto e lo lascio passare. Fluisco insieme al soffio che scorre. È il soffio vitale del mio ritmo che mi attraversa, mi percorre, mi pervade. Scelgo di stare in contatto e di sentirlo passare nel corpo, nell'anima, nella mente, fluisce nelle sensazioni del mio corpo, fluisce nelle mie emozioni, fluisce nella mia mente. Un unico ritmo, un soffio che mi pervade, che pulsa, che va e viene senza interruzioni. In tutto il viaggio cercherò di non interrompere il soffio, di scomparire ciò che mi fa interrompere, di scegliere di stare in contatto e di fluire insieme e di farlo su tutti i corpi. Andrò ad esplorare la storia prima della storia. Andò ad esplorare da dove vengo. Andò ad esplorare le memorie scritte nel mio corpo, nella mia carne, nelle mie ossa, nelle mie cellule. Incomincio a risalire il fiume della mia vita. Incomincio a rivedere anno dopo anno indietro. Gli anni più recenti della mia vita attuale. Risalgo lungo il fiume e guardo.
risalgo le fasi dall'età adulta alla giovinezza, all'adolescenza. Mi faccio portare dagli episodi più significativi, quelli che tornano alla mente o che ricorrono nella mia vita, e passo da uno all'altro come seguendo un filo, un fiume appunto, che mi porta indietro, ma è un fiume contraddistinto dal ritmo del mio respiro che è incessante e passa attraverso ognuna di queste situazioni. Passo attraverso scegliendo di fluire nel soffio, di restare in contatto e di rinunciare a dare energia a qualsiasi altro contenuto che voglia portarmi via o interrompere questo flusso, questa risalita. Episodio dopo episodio, osservo e ci passo attraverso fino agli episodi più primari della mia esistenza, quelle immagini o quei ricordi che hanno segnato la mia memoria. Indietro fino agli anfratti più remoti e più antichi, primitivi. C'è un filo che li unisce, ed è il filo del soffio del mio respiro, è il filo di questo ritmo me, di questo sé che ha attraversato ognuna di queste fasi, che ha vissuto ognuna di queste situazioni. Ci porto lì, il fluire del respiro e il battito del mio unico ritmo incessante e irripetibile. Se qualcosa tende a interrompermi, cerco di rinunciare, di scomparire, di scegliere il flusso, il ritmo e di fluire insieme. Cerco di farlo nel corpo, nell'anima e nella mente. È un unico flusso che io navigo risalendo talmente piccolo da incominciare a sentirmi richiamare nell'utero. Prendo il tempo per rientrare e ritrovarmi
dove tutto è silenzio, battito, pulsazione, buio. Resto in questo battito pulsante originario che pulisce a poco le mie memorie di questa vita, lasciando solo il battito che avevo prima di nascere. Non c'è nessun bagaglio se non quello di chi è venuto prima di me. Le mie memorie personali sono intatte. C'è un filo che mi lega e che mi richiama indietro a un prima che non è me in questa vita. Sento questo filo, il battito è ciò che mi tiene connessa, connesso. Il battito è una porta. Flusso del soffio mi consente di varcare questa soglia a ritroso. Mi ritrovo altrove, prima di essere me. Lascio portare dal soffio nel prima di essere me, lungo il lignaggio della mia generazione, lungo le memorie generazionali, visioni, vissuti, emozioni, sensazioni, corpo, anima e mente. Quello che rimane è il mio ritmo che mi guida in questi territori remoti e ignoti, ma in qualche modo familiari. È una specie di ritorno a casa lungo le sorgenti mi hanno preceduto. Condivido memorie, vissuti, sensazioni e ci passo attraverso grazie al filo del soffio e del battito che intatti ed eterni persistono nel loro fluire e nel loro ritmo. Accolgo tutto ciò che vedo o non vedo, senza giudizio, con occhi chiari, mente vuota, cuore leggero, grazie al fluire del soffio e al ritmo che passa attraverso ogni cosa senza interrompersi o inquinarsi.
dialogo se devo dialogare, ascolto se devo ascoltare, vedo se devo vedere, sento se devo sentire. Ciò che va visto viene visto, ciò che va detto viene detto, ciò che va concluso viene concluso, ciò che va attraversato viene attraversato. La costante è il soffio, è il battito. La costante è la mia consapevolezza e capacità di non nutrire null'altro, di scomparire ad ogni cosa se non al contatto con il soffio, fluendo insieme corpo, anima e mente. Osservo nei dettagli ciò che vedo e ciò che non vedo. Mi accorgo se sono disposto e disposto a vedere o ad accogliere o meno. Accolgo ogni minimo segno, ogni minimo segno può essere una porta per passare. Una finestra che si schiude su un mondo che mi attende. Non cerco nulla, ma persisto nel fluire del battito e del soffio lungo il fiume della memoria delle generazioni che mi hanno preceduto. Delle memorie collettive di chi è venuto prima di me. Io ci sto disponibile e aperta e aperto, senza aspettative né giudizio.
Questo è comunque il mio posto. Sono a casa. Sia che veda, sia che non veda. Sia che mi piaccia, sia che non mi piaccia. Momento di chiudere i conti prima di tornare, è il momento di fare ciò che va fatto, dire ciò che va detto, vedere ciò che va visto. È il momento della verità e dell'accettazione, sia quel che sia. C'è il soffio, c'è il battito, e questo è tutto. Paio, resto e subisco nel corpo, nell'anima e nella mente. Preparo per ringraziare e congedarmi. Mi preparo per il mio viaggio di rientro. Risalgo verso casa. Rivedo, i miei occhi sono chiari, la mia mente è vuota, il mio cuore è leggero, il soffio scorre, il battito pulsa. Lascio ciò che va lasciato, porto ciò che va portato e ritorno verso casa. Butterò di nuovo il battito che tutto riaggiusta, tutto cura, tutto azzera. Lascia altrove ciò che è di altrove. Prepara un nuovo inizio.
nuovi occhi, nuovo cuore, nuovo sentire, nuovo sguardo. Dal silenzio e dal battito si prepara di nuovo è un nuovo passaggio, è una nuova storia. È un nuovo momento di morte e rinascita per lasciare il passato e tornare alla vita. E risalire nella nuova luce. Come è nata due volte, come è nato due volte. Rivedendo la mia vita di oggi, risalendo i nuovi occhi che guardano quelle situazioni che ho incontrato scendendo. E rivedo con gli occhi più chiari di chi ha visto e ha conosciuto, di chi sa e chi può accogliere, portare con sé ciò che va portato e lasciare ciò che non serve più. Osservare, scomparendo ad ogni giudizio, restando in contatto con il ritmo che attraversa e fluendo nella risalita, rivedendo una dopo l'altra le situazioni dall'infanzia alla giovinezza, all'età adulta, portata e portato di visione in visione, mi avvicino col tempo che mi serve, a qui ed ora, c'è il ritmo, c'è il battito, c'è la scomparsa ad ogni fardello, c'è il contatto con la forza e c'è il fluire insieme nel corpo, nell'anima e nella mente, con una nuova consapevolezza, una nuova forza, una nuova presenza. Ora.